Hai una protrusione o un'ernia cervicale C4, C5 e C5, C6 e vuoi sapere cosa puoi fare per curarla e risolvere il tuo dolore? Ne parliamo in questo video. Ciao ragazzi, io sono Gianluca Italiano, fisioterapista, almafisio.com e in questo video parliamo di cervicale, di degenerazione della schiena, di protrusioni ed ernie C4, C5, C5, C6, di cosa sono e di come fare per risolverle. Grazie. Eccoci a noi, questo è un modellino della tua schiena, qua c'è il bacino, qui c'è la parte lombare che normalmente ha una leggera curvatura che si chiama lordosi, poi c'è la parte toracica che ha una curvatura che si chiama cifosi e questa è l'ultima parte che è la parte cervicale che ha di nuovo una leggera lordosi, ovvero una curva verso l'indietro. La zona cervicale è composta da 7 vertebre, settima, sesta, quinta, quarta, terza, seconda e prima. E quindi appunto danno poi il nome anche ai forami intervertebrali, ovvero agli spazi tra una vertebra e l'altra, ai dischi intervertebrali. Per esempio, se un medico vuole dirti guarda che il tuo problema è a questo livello, ti dirà hai un problema C5, C6. Se per esempio invece il problema è un po' più in basso, ti dirà un problema C6, C7 e così via dicendo. Questo è il modo per cui tu puoi leggere il referto della tua risonanza o della tua radiografia sapendo quando scrivono C4, C5, C5, C6 cosa intendono dire. Qual è uno dei riscontri più comuni in una persona che ha mal di collo? La persona fa la radiografia o fa la risonanza e il referto può venire fuori. Si evidenzia un'alterazione del disco a livello C4 e C5 con osteofiti e degenerazione o protrusione che spinge verso il forame midollare. Quello che intendono dire è che a questo livello, come vedi, ci sono i dischi intervertebrali, ovvero questi gel trasparenti tra una vertebra e l'altra, e ogni tanto c'è la fuoriuscita di un gel che poi può essere definita protrusione o ernia. Oltre a questa fuoriuscita, a livello sempre vertebrale ci possono essere delle formazioni come dei becchi, che sono delle calcificazioni, che vengono poi definiti osteofiti. Quando viene una persona in studio da me e mi dice che ha mal di collo, che ha fatto una risonanza magnetica, una radiografia, io ogni tanto per scherzare gli dico fermati, non c'è bisogno che me la fai vedere, già lo so cosa c'è che non va. Protrusione o ernia C4, C5, protrusione o ernia C5, C6. È una cosa che so esistere, è una cosa che vado sul sicuro quando la dico, perché tutte le persone, dopo una certa età, sviluppano questo problema. C'è stato un interessante studio del 2018, fatto da un gruppo di ricercatori norvegesi, che ha preso più di 300 persone e le ha monitorate per 20 anni. Che hanno fatto una risonanza all'inizio di questo percorso e gli hanno fatto una risonanza progressivamente anche durante gli anni, dopo 2, 4, 6, 8, fino a distanza di 20 anni. Il risultato della loro ricerca è stato molto molto chiaro. Tutte le persone avevano subito una degenerazione della loro parte cervicale. In tutte le persone hanno trovato protrusioni ed ernie, in tutte le persone hanno trovato osteofiti o artrosi cervicale. Hanno chiesto anche chi avesse male oppure no, chi avesse avuto episodi. Alcuni sì, avevano avuto episodi di dolore, altri avevano dolore cronico, altri non avevano proprio dolore. Poter quindi dire con certezza che il tuo dolore al collo è dovuto alla protrusione C4, C5, C5, C6 è una cosa sbagliata. È una cosa che non rispecchia la realtà. Il tuo amico di fianco a te o tua zia o la tua nipote che ha la tua stessa età o qualche anno in più o in meno avranno probabilmente la tua stessa radiografia, la tua stessa risonanza magnetica. Pensate allora cosa hanno fatto altri ricercatori in Inghilterra per capire come le risonanze potessero influenzare le persone con mal di collo. Quello che hanno fatto è hanno preso delle persone dopo un trauma, dopo un colpo di frusta, dopo un tamponamento. Alla metà hanno fatto la risonanza e hanno trasmesso tutto quello che anche a te non avranno trasmesso. Hai una protrusione, hai un'ernia, c'è una degenerazione del disco. All'altra invece hanno dato una spiegazione dei loro dolori, le hanno rassicurate che non c'era niente di male e hanno fatto fare una serie di esercizi col fisioterapista. Il risultato è stato eclatante. Le persone che hanno avuto il referto e le risonanze hanno avuto un rischio di avere mal di collo cronico del 40% maggiore di chi non ha avuto questo referto.
Oggi abbiamo capito che le parole e il come interpretiamo il problema può influenzare il dolore. Quando ti viene detto che la tua schiena è storta, che la tua cervicale è degenerata, che hai una protrusione, aumentano le tue preoccupazioni, aumentano le tue ansie e di conseguenza aumenta anche il tuo dolore. Avere invece delle informazioni chiare, ottenere delle risposte valide ed essere tranquillizzato che le cose andranno meglio, ti metterà nella condizione migliore per curarti senza avere poi problemi successivi. Per questo so che adesso sei in sofferenza e hai ancora dolore al collo e vorresti quindi capire come risolvere il tuo dolore definitivamente. Il primo passo te l'ho già fatto fare adesso. Avendoti spiegato che la tua degenerazione non è niente di grave, ho già abbassato il tuo livello di preoccupazione e ho già abbassato anche il tuo livello di attenzione sul collo e sul dolore. La seconda cosa che posso fare per aiutarti a risolvere il dolore è attraverso l'esercizio fisico. L'esercizio fisico può essere considerato una cosa banale, ma invece ha tanti aspetti positivi che ti aiuteranno a uscire dal problema. In che modo l'esercizio ti aiuta? Da una parte rinforzi i muscoli, li fai lavorare, aumenti il flusso sanguigno nella zona e questo fa sì che si accelerino i processi riparativi e i processi di guarigione. Dall'altra, ogni volta che muovi il collo e rinforzi i muscoli, stai mandando un messaggio chiaro al tuo sistema nervoso che la situazione è sotto controllo, che i movimenti li puoi fare e che deve smettere di allarmarsi e farti sentire male. Per cui non sottovalutare l'esercizio fisico, perché se c'è una cosa che funziona oggi e siamo tutti d'accordo in questo, è che è proprio l'esercizio fisico. Andiamo a vedere quindi due esercizi da poter fare per risolvere il tuo mal di collo o la tua protrusione, la tua ernia C4, C5, C5, C1. Il primo è l'esercizio con le braccia. Ti prendi due pesi, questi sono da un chilo, puoi usarli anche da mezzo chilo, come due bottigliette dell'acqua fresca. Da qui andiamo a sollevare le braccia in alto e portarle sul più possibile. Quando sono qua in alto cerco di fare spallucce per attivare bene i trapezi superiori. Tengo la posizione e poi scendo lentamente. Controlla cosa fa il mio collo, io lo tengo fermo, è un movimento di braccia, il mio collo è fermo, ma lo faccio lo stesso perché nonostante il collo sia fermo, rinforzo però tutti i muscoli che lo circondano. Il trapezio, i muscoli anteriori, i muscoli posteriori. Per cui questo è un ottimo esercizio per iniziare, in modo tale che tu possa rinforzarti senza però strapazzare il collo che magari ti dà fastidio. Il secondo esercizio invece è un esercizio che va a mettere un pochino più di pressione al collo ed è appunto un'evoluzione del primo. Se nel primo ti chiedevo di stare fermo e tenere il collo fermo per non stressarlo troppo, nel secondo andiamo invece a metterci un po' di stress. Lo facciamo con un elastico, tieni con la mano l'elastico e vai a inclinare il collo dall'altra parte. Rinforzo sempre il muscolo, ma faccio muovere anche il collo. Non arrivo a sentire male, non mi interessa andare fino in fondo a sentire male, mi fermo un po' prima, ma vado a contrarre bene i muscoli. Lo faccio da una parte, lo faccio dall'altra, possiamo fare 10 volte, lo faccio indietro e lo faccio avanti. Come nel primo esercizio, anche in questo ti consiglio di fare 10-15 ripetizioni per 3 volte al giorno. Gradualmente, progressivamente, o aumentare i carichi, usare 2-3 kg o con elastici più resistenti, o aumentare le ripetizioni. Cerca di uscire da questa abitudine di muoverti il meno possibile, di fare il meno possibile, di aver paura di far lavorare il collo per il rischio di farti male, perché è una paura infondata. Il tuo collo, come qualsiasi parte del tuo corpo, può essere modificato, rinforzato e può reagire a una situazione difficile. Ogni volta cerco di sfidare i miei pazienti quando mi dicono non c'è più niente da fare, ormai è così, sarà l'età. È una cosa che penso sia sbagliata, perché ci sono esempi di persone che sono molto anziane ma hanno una salute molto forte, come ci sono situazioni in cui una persona è data già per spacciata e invece recupera miracolosamente. Per cui anche tu non gettare la spugna, non decidere già che non c'è niente da fare e che il dolore al collo te lo devi tenere, perché questo non è vero. Quel che è vero è che se tu ti aspetti che le cose non vadano bene, stai tranquillo che non andranno bene. Differente è se tu hai un approccio positivo e inizi a pensare in modo molto più proattivo rispetto a prima.